Tirerai tutti i maledetti acquatici della palude e ci vorranno settimane per eliminarli di nuovo tutti. Li puoi sparare quanto ti pare. Il turno di guardia, adesso voglio riposare! Ah sì, quindi è così. Stai ignorando gli ordini del tuo ammiraglio. Vabbè. Ma non azzardarti a chiedere altro te, perché non lo avrai, capito? Ma chi? Ah, vai tu! Vai a dare l'incendio! Allora,
Mangiato la lingua e non puoi più bussare alla porta, eh? Come diceva il maestro, le buone maniere ci distinguono dai banditi e dagli altri animali. Ma un attimo, tu non sei dei nostri. Sei un bandito? Non sembrerebbe, anche se non si può mai dire con i banditi. Ogni giorno sono diversi. Ho ragione o no, Seni? Il nostro ammiraglio ha sempre ragione! Ah, chiudi il becco, hai già leccato il culo a sufficienza. Ero rimasto. Ah, il bandito, sì. Beh, se tu sei qui, significa che tutti quei vermi ramolliti e quei pirati falliti sono morti. O sbaglio? Puoi anche non rispondere. Tanto sappiamo tutti che ho ragione. Finalmente ce ne siamo liberati. Signor ammiraglio, sa, forse dovremmo offrirgli la nostra ospitalità. Anche se è un bandito, è pur sempre un ospite. Ah, ottima idea. Accomodati, bandito. Prendiamoci un tè. Scommetto che hai trovato niente di simile. L'ho raccolto, seccato e preparato io. Mai una volta che mi aiutino questi inutili idioti, ma almeno non mangio tutto, vero ragazzi? Vero! Facciamo del nostro meglio, signor ammiraglio! Ah, basta adesso! Fate ancora più baccano di quei maledetti acquatici in calore. E anche un po' di rispetto per il nostro ospite. Non riuscirà mai a dire una parola! Già? Allora vattene. Sei solamente un verme, come tutti gli altri. Come i topi che abbandonano la nave. Rimarremo di nuovo qui a proteggerli senza neanche un grazie da parte loro. Per di più dell'esercito. Vero? Ragazzi, non ci si può aspettare di trovarlo in una farmacia di paese, tantomeno in una che è stata saccheggiata 20 anni fa. Sei tornato, Sam? Come è andata? Ancora niente? Solo questo. Sì, pace e tranquillità, è quello che ci serve. Questi sono i miei ragazzi. Allora, alla pace e alla tranquillità.
Attiva te! Attiva te! Thank you.
cavolo, sei vivo! Sono davvero felice di vederti. Sono appena riuscito a mettermi in contatto con l'Aurora. Sono preoccupati, e li capisco. Questo posto non è tranquillo come sembrava a prima vista. Vieni, ti faccio vedere. Andiamo, Artyom. Senti come reagisce il contatore? Dietro a quel cemento è pieno zeppo di sedimenti radioattivi. E presto segneranno la fine di questa valle. Perché la diga regge a stento. Guarda col binocolo se non mi credi. Non possiamo restare qui. Nessuno può farlo. Ah, beh. Vedi quel cavo? L'hanno messo lì i ragazzi quando le infiltrazioni non erano così gravi. È lì che dobbiamo andare. Il vecchio ha detto che tra poco l'Aurora sarà sulla diga. Dobbiamo sbrigarci. Mi sa che c'è qualche problema all'Aurora. Anna non sembra stare molto bene. Presto.
Sei ancora vivo? Ma che diavolo? Di non voler venire? Mi dispiace, Alyosha. Non posso prendere e andarmene così, nonostante tu mi piaccia molto. In tal caso, posso solo dirti addio, mia bella signora. Oh, al diavolo. Olga, tornerò. Ti aspetterò. Artyom, andiamo! Olga! Ricorda quello che ti ho detto! Portami via dalla valle! Oltre la riga, se trovo la morte! Spero solo che li convinca! Sono destinati come... Anche se guardarti sembrano delle bestie, quei pionieri! Ah, lei saprà come convincerli! Messa male. Dobbiamo andare, il tempo stringe. Ormai non servono più né l'aria, né le medicine che abbiamo trovato strada facendo. La malattia è progredita troppo. Vieni. Siamo rimasti tutti in silenzio mentre l'aurora correva lungo il mare velenoso arginato dalla diga. Un tempo credevamo che saremmo tornati. Ora, dopo aver visto la spada di Damocle che pende sulla valle, sapevamo che non era destino.
È soprattutto Alyosha a essere preoccupato. La sua Olga è là. Forse riuscirà ad avvertirla via radio e a salvare la gente del posto. Cosa succederà adesso? Non ne ho idea. Sono pronto a tutto. Tutto meno una cosa. Anna, ti prego, resisti. Senza di te non ho nessun motivo per vivere, per sognare. Tanto più che se non fosse stato per quel mio sogno, tu ora staresti bene. Sai, Artyom, quando ho trovato questa foto dell'Oceano Pacifico, in qualche modo ho capito che alla fine è là che saremmo andati. Tutti questi fiumi, montagne, deserti, non mi bastano. Io voglio l'oceano. Credevo che ce l'avremmo fatta. Ci credevo. So che riuscirò a vederlo e se avrò bisogno di aiuto tu sarai al mio fianco. Mi salverai ancora, vero? Artyom, ti prego, smettila di torturarti. Soffro da morire quando ti guardo e quando guardo papà. Non è colpa del tuo sogno o della sua ossessione per le forze d'occupazione. È soltanto il destino. Uno stupido straccio al vento, cemento marcio, una maledetta discarica di munizioni. Vai pure, Artyom. Le do un sedativo. Meglio che riposi. Con me, Bratuka. Dobbiamo parlare di alcune cose. Ehi, fai una bella pausa e vieni sul ponte. Stepa, vieni sul ponte. Ok, un attimo e arrivo. Cos'è successo, Nastia? Qualcuno ha fatto il prepotente con te? No. Olga, qui è Alyosha. Sono collegato come promesso. Spero che tu mi senti. Si mettono male. È da un bel po' di tempo. Siamo abituati alle brutte notizie. Siediti, Bratuka. Continua pure. Questa non sarà una conversazione di chiesa. Finora credevamo che questa immagine di Novosibirsk fosse un errore. Beh, cosa intendi dire? Non è così. Secondo la leggenda, il verde indica le zone contaminate, mentre il viola indica errori nell'elaborazione dei dati. Oggi però ho scoperto una postilla. In pratica vengono segnalati come errori anche i casi in cui i livelli di radiazioni superano determinate soglie operative. In altre parole, il livello di radioattività lì può essere altissimo, fuori scala. Siamo a circa 500 km da Novosibirsk e le radiazioni sono già simili a quelle di Mosca. Le immagini risalgono a 20 anni fa. Ora i livelli saranno un po' scesi, ma in ogni caso Novosibirsk è con tutta probabilità totalmente radioattivo. Lo so io cosa facciamo. Andremo io e Artyom. L'ordine non agisce. Andremo tu. Innanzitutto lei è mia figlia e sua moglie. A farla cadere in quel maledetto bunker è stata la mia fissazione per le forze d'occupazione. Ed è stato il sogno di Artyom. Ci ha trascinati fuori da Mosca. Perciò la colpa è nostra. Di noi due. Ma siamo sempre noi.
Siamo una squadra e agiamo in squadra. Dovremmo andare tutti. La discussione è finita. Questa non è un'operazione dell'ordine, ma una missione personale mia e di Artyom. Non ci serve aiuto. In secondo luogo, non sappiamo con esattezza dov'è il medicina. Potrebbe trovarsi nel centro della città o in un laboratorio di Academ Gorodok. Perciò la vita di Anna è anche nelle vostre mani. Terzo e ultimo punto. Sta arrivando l'inverno e mi sembra forse una buona idea rischiare che l'Aurora resti bloccata dalla neve. Non possiamo permetterci. Avete presente quello che ha detto Yermak? Avanti, ricorda! Perché nella città c'è un museo dedicato alla tecnologia per radiare. Lì penso che troveremo uno spazzaneve per l'Aurora. Perciò, signori, la vostra missione è perlustrare i laboratori di Academ Gorodok e preparare l'Aurora per l'inverno. Equipaggio, preparatevi alla missione! E inoltre, inizieremo anche con il monitoraggio costante del livello esterno di radioattività. A partire da ora, Sam, cominci tu. Da questo punto di vista, i livelli letali di radioattività sono addirittura un fatto positivo. Nel senso che così nessuno ha potuto saccusare farmacie e ospedali. Esatto, al contrario delle città che abbiamo superato. Coronello, un aggiornamento sulle tute. Sì.